siamo arrivati al grande momento. Italia e Inghilterra si giocano in questa storica partita la qualificazione al girone finale della Coppa del Mondo. Consultazione di cronometri. Fischio dell'arbitro. È il calcio d'inizio. Mi scusi. Partiti. Palla da Capello a Pulici, ad Antognoni. Parte Antognoni sulla sinistra. Tunnel al terzino inglese. Tunnel ancora. Colpo di tacco che lancia Rocca sulla destra. Volata di Rocca. Centro. Volata miracolosa del portiere inglese. Rimessa dal fondo. Palla controllata da Benetti che lancia Pulici sulla sinistra. Scatto formidabile. Cannonata di Pulici che sfiora il palo. La palla è ora controllata a tre quarti di campo da Bellugi. Da Bellugi a Capello in funzione di ala destra. Saltato il mediano inglese McKinley che cerca di morderlo al limite dell'area. Tiro. Nuca del terzino inglese. Tibia di Capello. Nuca ancora. Mischia paurosa, naso, nuca, tibia, nuca, orecchio, entra Pulici, fuori di un soffio. Scusate l'emozione, amici che state comodamente seduti davanti ai teleschermi, nessuno escluso, ma sono 170 anni che non vedevo una partenza così folgorante degli azzurri. La palla è ora a Tardelli, scatto di Tardelli, saltato il mediano McKinley che cerca di avvicinare a Savoldi, tiro, nuca di McKinley, tibia di Savoldi, naso di Antognoni, nuca del portiere inglese, naso di McKinley, tibia di Benetti, nuca, naso. E orientamela! Ecco! Pugine, scusa, non per il motivo. Non si sentiva. Tiro pauroso, palo! 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 Ma Ugo, dove vai? Torni, papà! Partono ancora una volta, si avvicinano all'area di rigore inglese, arrembaggio degli azzurri, salto di Antognoni che quasi si arrampica sulla schiena di McKinley. Così, chi ha fatto palo? Colpito da McKinley, regola del vantaggio, schienata paurosa del portiere inglese.